questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo maxi pull che io ho deciso di chiamare morbidoso, perché è veramente morbido, morbido, morbido. Innanzitutto scusate la voce, purtroppo l'influenza, quindi vedrete che mentre parlerò calerà, ma abbiate pazienza. Comunque, il filato che ho utilizzato è un nuovissimo filato dell'Adrian Phil che si chiama Zucchero Filato e io vorrei solo che voi capiste quanto è morbido. Anche se ha questo effetto mohair, vi posso assicurare che non punge per niente. Questo perché è cotone, lana e alpaca, quindi è caldo, morbidissimo, ma non punge per niente. Il gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri. Io ho utilizzato il colore blu, che questo è il codice 27, ma voglio farvi vedere anche altri colori che sono uno più bello dell'altro. Per chi ama i colori forti, vi consiglio questo che è un vinaccia ed è bellissimo, veramente fantastico. Abbiamo anche il panna e comunque anche il verde. E oltre a questi colori ce ne sono anche altri che trovate sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa. Vi lascio come sempre il link in descrizione. Ho lavorato con l'uncinetto del 5,5 e del 5. Del 5,5 per fare il corpo, del 5 per fare le maniche. E vi dico che ho utilizzato solamente 5 gomitoli, quindi pochissimo. Taglia M ve ne occorrono 6, taglia L ve ne occorrono 7, taglia XL ve ne occorrono 8. La lavorazione è semplicissima, molte forse l'avranno già riconosciuto, è il punto chevron, però in una delle sue varianti. Sappiamo che il punto chevron, soprattutto all'uncinetto, ha tantissime varianti. Quella che ho scelto io alterna giri di maglie alte con giri di maglie alte doppie. Si lavora partendo dal basso, si arriva fino all'alto, si divide la parte dietro e la parte avanti. E poi si vanno a fare le maniche e io poi ho rifinito il collo facendo qualche altro giro con l'uncinetto del numero 5. Detto ciò, spero che anche questa nuova creazione vi piaccia e come sempre, se alla fine la realizzerete, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maxi maglia, noi andremo a lavorare con il filato Zucchero Filato. Guardate che meraviglia! Dalla telecamera non posso farvi capire quanto sia morbido questo filato, è fantastico. Io ho scelto il colore blu, ma qui avete anche altri colori e sul sito ne trovate tanti altri. Sono uno più bello dell'altro. È un misto di cotone, alpaca e lana, quindi caldo, ma si lavora anche bene. Io lo sto già lavorando, vedete, vi faccio vedere la lavorazione. Guardate qui quanto è morbido. Il campione però della lavorazione ve lo farò vedere con un altro filato, perché il blu purtroppo non si vede benissimo. E vi dico già che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 10. Io per lavorare la mia ho montato 90 catenelle lavorando col 5,5. Penserete che siano poche catenelle, scusate la voce, purtroppo mi sta venendo l'influenza. Penserete che siano poche catenelle, ma in realtà non è così, perché è un filato peloso, vedete? Quindi quando si va a lavorare la lavorazione con un filato così, con un uncinetto molto più grosso di quello che serve per il filato, la lavorazione tende ad allargarsi. Io montando 90 catenelle ho una circonferenza di circa 92 centimetri, che è molto più larga rispetto a quella che ho io solitamente. Infatti sapete che io oscillo intorno agli 82 centimetri e appunto ho fatto questi 10 centimetri in più perché questo deve essere una maxi maglia. Quindi 90 catenelle taglia S. Per le altre per le altre taglie, mi raccomando, io suggerisco per la taglia M di aumentare di 2 motivi, per una taglia L di 4, per una taglia XL di 6 motivi, in modo tale che quando andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti, avrete per una taglia M un motivo in più rispetto a me, per una taglia M 2 motivi, per una taglia XL 3 motivi. Questo se lavorate con il mio stesso filato. Se lavorate con un filato diverso, mi raccomando, in quel caso andate sempre a verificare la circonferenza del vostro seno o dei vostri fianchi a seconda di cosa vi vede più largo, e se la volete fare maxi maglia fate delle catenelle che siano che per raggiungere la vostra circonferenza più aumentate per arrivare a 10 centimetri in più, tenendo sempre presente il multiplo. Scusatemi. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, andremo a eseguire due giri che sono semplicissimi. Questo punto che vi ho fatto vedere è un punto chevron, una delle sue varianti. Allora, andiamo a fare il primo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo dentro e facciamo un'altra maglia alta.
Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Maglia alta nella catenella. Una maglia alta nella catenella successiva. Per un totale di 2 maglie alte. Una maglia alta non chiusa nella catenella successiva. Salto 3 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Maglia alta nella catenella successiva. Maglia alta nella catenella successiva. Poi vado a fare 3 maglie alte, tutte e 3 nella stessa catenella di base. Una, due e tre. E si ricomincia da capo. Maglia alta nella catenella. Maglia alta nella seconda catenella, per un totale quindi di 2 maglie alte. Maglia alta non chiusa nella catenella successiva. Salto 3 catenelle e di nuovo vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Una maglia alta nelle successive 2 catenelle, quindi una, due, per un totale sempre di 2 maglie alte, e poi nella terza andiamo a fare 3 maglie alte, una, due e tre. E si ricomincia da capo, quindi di nuovo una maglia alta nella catenella, una maglia alta nella seconda catenella, una maglia alta non chiusa nella terza. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Una maglia alta nella catenella, una maglia alta nella catenella successiva. E di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. E si deve continuare così per tutto il giro. Facciamo un'ultima volta insieme, così vi faccio vedere anche come terminare il primo giro. Maglia alta nella prima catenella. Maglia alta nella seconda catenella, maglia alta non chiusa nella terza, salto 3 catenelle e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Maglia alta nella catenella, maglia alta nell'ultima catenella. Terminiamo il giro andando a fare una maglia alta all'interno dell'archetto della catenella iniziale, perché in totale noi qui dobbiamo avere 3 maglie alte per avere le nostre punte. E chiudiamo con una maglia bassissima all'interno della terza catenella. E così iniziamo il secondo giro e andiamo a fare questa volta 4 catenelle, che è la nostra prima maglia alta doppia. Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, rientriamo, andiamo a fare un'altra maglia alta doppia. Una maglia alta doppia sopra la maglia alta successiva. Una seconda maglia alta doppia nella maglia alta successiva. Una maglia alta doppia sopra, non chiusa sopra la maglia alta successiva. Prendiamo due volte il filo, saltiamo le due maglie alte chiuse insieme, entriamo nella successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa, maglia alta doppia non chiusa. E le chiudiamo insieme. Prendiamo due volte il filo e andiamo a fare una maglia alta doppia. Riprendiamo due volte il filo, maglia alta successiva e di nuovo maglia alta doppia. E come vedete ci troviamo dove abbiamo la seconda delle nostre 3 maglie alte. Sopra la seconda andiamo a fare 3 maglie alte doppie, quindi una, due tre. Si ricomincia da capo. Prendiamo due volte le maglie, andiamo a fare il filo, andiamo a fare la maglia alta doppia. Prendiamo due volte il filo, seconda maglia alta doppia. Prendiamo due volte il filo e andiamo a fare una maglia alta doppia non chiusa. Prendiamo due volte il filo, saltiamo le due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia alta doppia e le chiudiamo insieme. Maglia alta doppia sopra la maglia alta successiva. Maglia alta doppia sopra la maglia alta successiva e ci siamo ritrovati così di nuovo ad avere la seconda maglia alta del gruppo di 3, dove andremo a fare 3 maglie alte doppie, quindi una, due e tre. E si ricomincia da capo, quindi facciamolo ancora insieme. Prendiamo due volte il filo, maglia alta doppia sopra la prima maglia alta. Maglia alta doppia sopra la maglia alta successiva.
maglia alta doppia non chiusa sopra la maglia alta successiva. Si saltano le due maglie alte doppie chiuse insieme, le due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia alta doppia e le chiudiamo insieme. Scusate, sempre la mia voce. Prendiamo due volte il filo, maglia alta doppia. Di nuovo, maglia alta doppia su quella successiva. E ci troviamo dove abbiamo la seconda delle nostre tre maglie alte. Andiamo a fare tre maglie alte doppie. Una, due, tre. Andiamo a fare quindi l'ultima volta insieme, così vi faccio vedere come finire il giro. Quindi sempre due maglie alte doppie, una e due. Nella successiva maglia alta andiamo a fare una maglia alta doppia non chiusa. Saltiamo le due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare un'altra maglia alta doppia e chiudiamo insieme. Prima maglia alta doppia, seconda maglia alta doppia. Per terminare il filo, prendiamo due volte il filo, andiamo nella maglia alta iniziale del giro e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia e chiudiamo il giro andando a fare una maglia bassa. Questi sono i due giri che dobbiamo sempre ripetere. Adesso dobbiamo ripetere il primo, quindi come prima facciamo 3 catenelle, rientriamo maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta doppia. Una maglia alta sopra la maglia alta doppia successiva. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta doppia. Saltiamo le due maglie alte doppie, una maglia alta nella maglia alta doppia successiva e le chiudiamo insieme. Maglia alta sopra la maglia alta doppia, maglia alta sopra la maglia alta doppia e come vedete ci troviamo dove abbiamo la seconda delle nostre tre maglie alte e andiamo doppie e andiamo a fare tre maglie alte. Quindi questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti. Vi faccio vedere come stanno venendo qui sulla lavorazione. Guardate qui che meraviglia, bella, morbida e calda. E io poi continuando il video vi farò sapere quante volte ho ripetuto questi giri per poter arrivare a mettere i marcapunti. Allora, sono arrivata dal te a mettere i marcapunti e io ho ripetuto i due giri per 10 volte, quindi dal basso verso l'alto ho ripetuto i giri 10 volte e adesso possiamo andare a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti io sono andata a contare le mie strisce, dove abbiamo i gruppi di tre maglie alte, scusatemi, e io ne ho un totale di 11, quindi che ho fatto? Ne ho messi 4 avanti, 3 dietro e in quello laterale sono andata a mettere il marcapunto dove ho la seconda maglia alta del gruppo di 3. Ora per le taglie più grandi, se siete una taglia, se avete un numero dispari come me, io in questo caso ne ho 11, mi raccomando, quello dispari va sempre messo sul davanti. Per una taglia M dovreste avere due motivi in più rispetto a me, quindi andrete a mettere 4 dietro e 6 davanti, e invece per una taglia L 5 dietro e 7 davanti e naturalmente, scusatemi, e 5, 6 davanti e quindi avreste sempre quello là, laterale. Adesso quindi andiamo a fare sempre i nostri giri, però non lavoreremo più in giri in tondo, ma in giri di andata e ritorno. Ora, come vi ho detto, io ho messo il marcapunti dove ho la seconda delle mie maglie alte doppie, perché appunto ho finito con il giro di maglie alte doppie. Quindi andiamo a fare il nostro giro di maglie basse e andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta e rientriamo dentro e andiamo a fare una maglia alta. E adesso passiamo a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta doppia per un totale di due maglie alte. E poi andiamo a fare la maglia alta non chiusa. Saltiamo le due maglie alte insieme, andiamo nella maglia alta successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme e continuiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato fino ad arrivare al secondo marcapunti, dove vi farò vedere come terminare la lavorazione, quindi il primo giro e come riniziare poi il secondo giro. Sono arrivata dove ho il secondo marcapunti, quindi vedete mi trovo dove ho la seconda delle mie tre maglie alte e vado a fare due maglie alte, una e due.
E ho finito così il giro, si gira la lavorazione e si va a fare il secondo giro e andiamo quindi a realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo la stessa maglia e andiamo a fare un'altra maglia alta doppia e poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, quindi 2 maglie alte doppie, una sopra ogni maglia alta successiva e poi le 2 maglie alte doppie chiuse insieme. Termineremo il giro andando a fare sempre dove abbiamo l'ultima maglia alta le nostre 2 maglie alte doppie, quindi rispetto a quando lavoriamo in giro in tondo, in giri di andata e ritorno si inizia e si termina con 2 maglie alte quando facciamo il primo giro, 2 maglie alte doppie quando si va a fare il secondo giro. Io adesso naturalmente vi farò sapere alla fine quanti giri sono andata a fare e farò lo stesso numero anche dietro e poi ci occuperemo delle maniche. Allora, ho terminato sia la parte dietro che la parte avanti. Ho ripetuto i 2 giri per 4 volte, 1, 2, 3 e 4. E come potete vedere, davanti è calato di più appunto perché avevo un motivo in più rispetto al dietro, quindi ho 2, quindi ho 3. Per quanto riguarda le cuciture, io sono andata a cucire per circa 7 centimetri. Ora, per le taglie più grandi, mi raccomando, taglia M, fate almeno altri due motivi, un altro motivo in più rispetto a me. Quindi ripetete i 2 giri per 5 volte, 6 volte taglia L, 7 volte taglia XL. Ricordatevi sempre che qui dovete avere lo scalfo bello largo. Io questa volta voglio le maniche larghe perché sto facendo comunque una maglia larga e morbida, quindi è più lungo, più aperto rispetto ai 14 centimetri che faccio solitamente e infatti sono 16 centimetri. Ora quindi inizieremo a lavorare la manica lavorando sempre lo stesso punto però in tondo, quindi ritorniamo a lavorare come lavoravamo qui per il sotto della maglia. Allora, io già sto lavorando la manica, come potete vedere, perché volevo vedere quante punte, con punte io intendo sempre gruppi di 3 maglie alte, dovessi fare per avere la manica larga, ma neanche tantissima. Allora, io vi dirò che comunque ho iniziato a lavorare con l'uncinetto del 5,5, passando dopo 3 giri a lavorare con l'uncinetto il numero 3 e io ho fatto un totale di 6 punte, quindi nel mio scafo, adesso io vi faccio comunque vedere come andare a lavorare il primo giro, io alternerò sempre giro maglie basse, giro maglie alte doppie, però al terzo giro inizierò poi a lavorare con l'uncinetto del 5 per stringere un po' la manica perché altrimenti mi veniva veramente troppo larga e io la volevo larga ma non larghissima. Quindi mi raccomando, taglie più grandi della mia, se non la volete troppo grande andate comunque già a lavorare con l'uncinetto più piccolo, quindi dal 5,5 passiamo all'uncinetto del numero 5. Detto ciò, quindi io vi faccio vedere l'inizio per farvi cioè del primo giro. Poi come chiudere il primo giro e andare a fare poi il secondo. Io inizio con il giro di maglie basse, come vi ho detto alla fine avrò 5 punte, quindi 5 gruppi, non 6, ho detto 6 prima, ho sbagliato, scusatemi, ho 5 gruppi di 3 maglie alte, quindi 5 punte e quindi andrò a farne 5 punte. Iniziamo sempre da dove abbiamo messo qui, dove si divide la parte dietro la parte avanti e vado a fare sempre 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta orizzontale, vado a fare una maglia alta. Vado dove ho il forellino e vado a fare una seconda maglia alta. Ora devo fare 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado dove ho la maglia alta doppia, salto là dove ho il forellino, vado nella maglia alta, sempre orizzontali, e vado a fare le mie 2 maglie alte chiuse insieme. Poi vado nel forellino e faccio una maglia alta, entro nella maglia alta doppia e faccio un'altra maglia alta. Nel forellino vado a fare le mie 3 maglie alte e continuo così per tutto il giro. Ripeto, io devo trovarmi un totale, compreso qui che finiremo con l'ultima maglia alta, di 5 gruppi di 3 maglie alte. Sto per terminare quindi il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro dove ho fatto la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta e poi torno a lavorare normalmente, chiudo facendo una maglia bassissima e passo a lavorare il giro di 3 maglie alte, scusatemi, delle maglie alte doppie, quindi iniziando con 4 catenelle, quindi ripeto, io ho 5 punte, quindi 5 punte di 3 maglie alte. Dunque,
comunque ho terminato la maglia, ho ripetuto i due giri per 11 volte, poi sono andata a ripetere per un'ultima volta il primo giro, quindi il giro di maglie basse, e sono andata a rifinire il polso con un giro di maglie bassissime. Mi raccomando, vi ricordo che io dal terzo giro, ossia quando ho ripetuto per la seconda, ho iniziato a ripetere per la seconda volta il mio motivo, sono passata a lavorare con l'uncinetto del numero 5, questo per avere la manica un po' più stretta. Adesso farò anche una sorta di bordino al collo, lavorerò col numero 5 e andrò a riprendere le maglie, quindi farò sempre la stessa lavorazione e farò magari 2-3 giri giusto per fare il collo un po' più stretto, perché mi sono accorta che comunque scende troppo e mi piace, sapete che mi piace, però voglio questa volta in questo tipo di maglia stringerlo un po', quindi andrò a recuperare l'uncinetto sempre del 5 e non quello del 5 e mezzo e andrò a fare 3 giri, quindi maglia bassa, giro alte doppie e maglia bassa. Naturalmente lo farò man mano, lo proverò e vi dirò alla fine, vi farò vedere alla fine quanti giri veri e propri sono andata a fare. Ho fatto il collo e, come vi avevo detto, ho fatto 3 giri: giro di maglia bassa, giro di maglia alta doppia, giro di maglia bassa, e per me l'altezza del collo va benissimo, quindi anche questo progetto è terminato.